E salve a tutti! Anche oggi siamo qui. Alle persone come me piace viaggiare. Voi? Abbiamo dei viaggiatori? O vi piacerebbe fare dei viaggi? Beh, oggi vi consiglio di vedervi questo video. Per molti andare in vacanza vuol dire sdraiarsi e godersi la bibita in spiaggia, per altri visitare i musei, ma per altri ancora andare in zone che nessun turista si sognerebbe di visitare. Perché è proprio guardando i posti più strani e pericolosi di un paese che ne capiamo la vera natura. Oggi andremo a vedere alcune zone turistiche molto molto pericolose, che si possono visitare, ma vi consiglio di pensarci solo dopo aver finito di vedere il video. Che aspettiamo? Se siete seduti o sdraiati o una mezza via, quindi seduraiati, cominciamo! Monte Hua. Una delle cinque montagne sacre cinesi è il Monte Hua o Huashan, tradotto fiore di montagna, vicino alla città di Huayin, nella provincia di Shaanxi. Ok, le pronunce non sono state il massimo, vero? Visitata da secoli, è una montagna con cinque picchi, il più alto tocca i 2160 metri. Per arrivare in cima bisogna attraversare il sentiero più ripido al mondo, che farla a piedi è costata molte vite umane da quando è conosciuto. Si può utilizzare anche la funivia, anche se non si raggiunge la cima in quel modo. Per provare un'emozione davvero unica è obbligatorio scalare a piedi. Sentirete il cuore battere a mille. Richiede 10 ore arrivare alla punta, dove si trova un tempio trasformato in una sala da tè per gli ospiti più coraggiosi, intendo ovviamente la punta più alta. Il tratto conosciuto come Changgong Sandao ha una lunghezza di 4 metri e solo 30 cm di larghezza. Il percorso è costituito di assi di legno e una catena, collocate sulla parete di roccia. In alcuni punti manca perfino la catena, molte zone addirittura richiedono fatica anche agli alpinisti più esperti se scalati senza aiuti. Fish Hoek. In alcune parti del mondo le vacanze in spiaggia non sono così tranquille come sembrano dalle foto o dai video online, perché si potrebbero incontrare creature nei fondali marini abbastanza cattivelli, che rischiano di trascinarvi a fondo volendo. Come per esempio a Fish Hoek, una spiaggia in Sudafrica, precisamente a Cape Town. Da molto tempo considerata una delle spiagge con il più alto tasso di presenza di squali, ma nonostante ciò tantissimi turisti ogni anno vanno a farsi una vacanza lì consapevoli del pericolo. Ci sono molte sicurezze adesso, inclusa una rete speciale, che però non è abbastanza per proteggere i turisti. Fortunatamente i bagnini hanno a disposizione una sirena che suona ovviamente in caso di apparizioni di squali, ma ripeto, non sempre queste cose possono salvare in tempo qualcuno. Ma un altro fatto da dire è che gli squali raramente attaccano le persone. Vengono avvistati, è vero, ma ricordatevi che non siete voi la loro preda preferita. Il più delle volte questi animali lasciano andare l'essere umano, quasi immediatamente se sentono questo tipo di carne in bocca. Per di più, la maggior parte delle volte gli attacchi sono rivolti ai surfisti, perché le loro tavole somigliano alle sagome delle foche agli occhi di uno squalo. Caverna di Gofre Berger. Questo punto del video sarà una parte abbastanza claustrofobica, quindi siete avvertiti. È una delle zone più frequentate e ricercate dagli avventurieri francesi. La profondità della caverna di Gofre Berger è di 1200 metri ed è tra le più profonde nel mondo. Ci sono circa 30 km di caverna da esplorare, ma non è proprio un'impresa da poco. Infatti è tra le più pericolose del mondo per un motivo. Le stalattiti appuntite hanno il crollo facile nelle giornate dove l'acqua si accumula di più. E in queste giornate per di più rischiate di annegare nelle parti più profonde, dove dovrete proprio superare dei piccoli fiumiciattoli appendendovi come foste l'uomo ragno. Addirittura alcune sezioni richiedono l'utilizzo di un gommone. Non è per tutti questa sfida e se non volete fare una brutta fine dovete prepararvi a modo. Prima di continuare il video, voglio dirvi di guardare un attimo la descrizione dei video di tanto in tanto. Alcuni di voi mi hanno chiesto quale microfono utilizzo per registrare nei video e un po' della mia strumentazione. Così ho deciso di lasciare qualche link sotto perché non penso sia un segreto da tenere nascosto. Se qualcuno di voi ha una bella voce e magari la voglia di fare video, consiglio assolutamente di provarci almeno una volta. Non è che la mia sia chissà cosa, ma con gli strumenti giusti si possono ottenere grandi risultati. Chissà, magari esce roba assurda e incredibile. Io penso che tutti abbiamo la voce giusta per parlare e farci conoscere, e la vita è una sola. Se non tentiamo ora, quando allora? Continuiamo! Salar de Uyuni. Questo incredibile deserto può essere facilmente confuso con alcuni paesaggi artici tipici. Ma ciò che si può trovare qua non è neve, bensì sale.
Un deserto di più di 10.000 km, considerata la distesa di sale più grande del pianeta, si trova nei pressi della città di Uyuni, nell'altopiano andino meridionale della Bolivia, a 3.650 metri di quota. Si stima che il Salar de Uyuni contenga 10 miliardi di tonnellate di sale, di cui meno di 25.000 tonnellate vengono estratte annualmente. Ovviamente per questo motivo non crescono piante. L'aspetto di questo posto cambia in base alle stagioni. Durante quella delle piogge, il lago viene riempito di acqua, creando un bellissimo effetto specchio che sembra quasi photoshoppato. Però non è proprio un posto così semplice da visitare. Come detto prima, siamo più di 3.500 metri di altezza. Se una persona non è preparata, il cambio di pressione può causare un crollo mentale e fisico improvviso. Vulcano Villarrica. Il vulcano cileno Villarrica è chiamato anche Vulcano del Demonio ed è tra i più attivi in Sud America, e non solo. L'ultima eruzione c'è stata nel 2015, occasione in cui la lava e le ceneri hanno raggiunto un'altezza di un chilometro. Proprio per questo risulta tra i più pericolosi del mondo ed è costantemente monitorato per preparare delle evacuazioni di massa nel caso serva. I modi per capire quando ci sarà un'eruzione sono tanti, tra cui l'aumento della temperatura improvvisa. Ma secondo tutti i ricercatori del mondo, in vulcani del genere è quasi impossibile capire al 100% quando avverrà la prossima eruzione. Spaventati? Beh, alcuni turisti non lo sono così tanto. Addirittura quelli con più soldi e più coraggio prenotano degli elicotteri che consentono di fare un po' di bungee jumping sopra Villarrica. Torri di Fischer. Non c'è bisogno di essere degli esperti per capire quanto instabili siano queste torri naturali di rocce. Grazie proprio a questo e al loro aspetto inusuale sono entrate in vari film come Austin Powers Goldmembers. Negli ultimi anni queste torri sono diventate una delle zone preferite degli scalatori professionisti e non solo. Nonostante la pericolosità, molti hanno metodi particolari di affrontare i pericoli. 3 anni fa, per esempio, un gruppo di avventurieri ha attaccato delle luci di Natale a una delle rocce, facendola brillare appunto per la notte di Natale. Lago Nios. Può un lago uccidere più di 1700 persone e 3500 capi bestiame dislocati entro un raggio di oltre 25 km? Può sembrarvi assurdo, ma la risposta è sì. Stiamo parlando del lago Nios, un bacino di 1,5 km quadrati di superficie situato in Camerun, a circa 1100 metri di quota. Esso infatti è collocato al di sopra di una camera magmatica che rilascia in continuo ingenti quantità di anidride carbonica nelle acque profonde del lago. E questa anidride carbonica ha continuato ad accumularsi fino a essere rilasciata tutta quanta in un colpo solo il 21 agosto 1986, data nella quale sono appunto morte 1700 persone e 3500 animali da fattoria nel raggio di 25 km. Ad oggi è ancora considerato uno dei laghi più pericolosi del mondo e avvicinarsi incautamente può farvi fare una brutta fine. Di per sé l'anidride carbonica non è un gas tossico, tuttavia quando essa si trova in concentrazioni particolarmente elevate causa la morte per asfissia, visto che diminuisce la percentuale di ossigeno disponibile. La Valle della Morte. La Valle della Morte è un deserto degli Stati Uniti d'America, la cui area costituisce un parco nazionale situato nello stato della California e in piccola parte nel Nevada. A vederla così sembra molto simile alle immagini di Marte che ci spedisce di tanto in tanto la NASA per farci capire che stanno facendo qualche lavoro. È considerato il luogo più caldo del pianeta. Se si chiama Valle della Morte è perché è impossibile viverci e molti strani eventi accadono, come il movimento delle pietre autonome. Esse non sono mai nella stessa posizione, molti danno significati diversi. Per esempio dicono siano le anime delle persone morte in questa zona arida che si divertono a spaventare il mondo. Parco nazionale di South Luangwa. È il più noto santuario della fauna selvatica dello Zambia, è la principale attrazione turistica del paese per di più. Ricopre un'area di 9.050 km quadrati ed è uno dei parchi nazionali più famosi dell'Africa per i safari fotografici. Ma non pensiate di incontrare delle scimmiette amichevoli addestrate. Naturalmente è pieno di animali selvatici, per questo motivo non è consigliabile camminare da soli, non solo per l'estensione ma anche per i rischi di farsi sbranare da qualche micione enorme, o essere schiacciati da un branco di elefanti, quindi si consiglia assolutamente l'utilizzo della macchina safari e magari di farsi accompagnare da qualche guida. Con questo concludiamo! Siete mai stati in uno di questi posti? Fatemelo sapere nei commenti e se volete mettete un mi piace per sostenerci e iscrivetevi, in tanti ovviamente.
che non vi costa nulla. Noi ci sentiamo alla prossima, gente, sempre qua, stesso canale e forse stesso orario. Nah, non credo. Manco io so quando pubblicherò il prossimo video.